Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a questa nuova puntata di Warhammer Underworld, sì. Direttamente dalla città degli specchi. Esattamente. Presentiamo la prima partita nella nuova edizione di Warhammer Underworld. Sì. Night Vault, perché Night non siamo più a Shadespire, ma appunto, come già abbiamo detto in qualche video, siamo scesi di un piano. E quindi scendendo di un piano abbiamo trovato un po' di cose nuove, quindi bande nuove. Infatti il buon paesiello oggi... Questo giro porto Zinch con la sua bellissima banda di Vortemis l'Onnivedente. L'Onnivedente sì, quello vede tutto. Io invece resto ancora ancorato a Shadespire con una banda del vecchio ciclo che non ha idea di cosa sia, diciamo, l'educazione o la conoscenza, si limita a menare come delle bestie, ovvero i diavoli di Magor. Ok, quindi siamo pronti per questa nuova partita. Finiamo di schierare. Abbiamo già sistemato gli obiettivi. Il buon Nico ha vinto il tiro per determinare chi iniziasse per primo, quindi io ho schierato tre obiettivi nella prima di schieramento e adesso dobbiamo determinare chi deve iniziare a schierare la propria banda da guerra. Io non faccio niente. Io faccio un bellissimo critico. Quindi a te la scelta di vedere chi inizia a schierare. Allora, considerando i tuoi quattro pezzi anch'io, inizierò prima io per avere un critico aggiuntivo per iniziare a giocare. Ok. Quindi io piazzerò il fortissimo Turosh. Ok. Vicino all'obiettivo numero 3. Io metterò qui Zarkus the Bloodsighted. Ok. Mettiamo Narvia vicino all'obiettivo numero 2. Perfetto. Metterò qui Garthok Flayskull. Ok. Io a questo punto metto in campo lo Zangor. Io quindi metterò il leader Magor qui in mezzo. Ok. E l'ultimo guerriero piazzato qua. Ok, perfetto. Io quindi metterò il caro Riptut qui. Molto bene. Quindi le carte le abbiamo pescate. Io ho un critico aggiuntivo, ovviamente. A cui aggiungo due mezzi supporti. Io faccio un critico e un supporto pieno. Quindi ho fatto due mezzi supporti, inizio io e inizio io a giocare. Quindi mia prima attivazione. Sì. Muovo Vortemis l'Onniveggente. Mm-hmm. Non ha nulla in gittata, quindi per questo non era soltanto fin qui. Proverò a lanciare lo scudo del fatto. Ok. Con due dadi devo ottenere almeno un vortice. Due dadi magia. Doppio fulmine, l'incantesimo non parte. A questo punto tocca a te. Io sì, ho una carta che giocherò in passo potere, ovvero esaltazione improvvisa, con cui faccio esaltare in automatico uno dei miei guerrieri. Ok. Che potrebbe essere Magor. Quindi Magor adesso picchia meglio. Magor in questo momento picchierà meglio. Ovvero Gloria Korn. Quindi alla prossima azione attacco tiro un dado aggiuntivo. Ok. Tu hai passato prima, immagino passi ancora, sì. Adesso passo pure io, quindi passo alla mia prima attivazione, che sarà una carica con Magor. Ok. 1, 2, 3. Sì. Così almeno non hai supporto in difesa. Quindi Magor tirerebbe normalmente due dadi, ma grazie alla carta ne tiro uno in più. Cerchi. Entrano due e ho fendente. Hai fendente, quindi io ho scudo, potrei parare soltanto di critico. Sì. Con un dado solo. Fa scudo, quindi subisco tre danni. Urca! Il mio povero Shakir viene. Quindi ucciso. Conseguo un punto gloria per uccisione e conseguo anche dimostrazione di forza, che è un obiettivo che conseguo immediatamente se il mio leader elimina un guerriero nemico. Quindi seconda gloria e, essendo un obiettivo immediato, ne ripesco subito un altro. Uh-huh. Io spendo un punto gloria per dare al buon Riptut, il cagnolino, cercatore di gloria, dà un danno in più alle azioni attacco quando bersaglio un guerriero che ha almeno 4 come caratteristica ferite. Ok, io proverò a utilizzare passo ingannevole. Praticamente tirerò un dado, se esce un fulmine potrò spostare uno dei miei guerrieri che non è adiacente a un guerriero nemico ovunque in un esagono iniziale o sopra un obiettivo. Ok. O sopra un segnale in obiettivo, quindi fulmine, facciamo vedere, quindi posso spostare
lui e posizionarlo su un segnale di obiettivo. Allora, quindi seconda attivazione tua. Mia seconda attivazione, farei un attacco con Vortemis. Perfetto. Su Magor. Due dadi, martello, due dadi. Okay. Neanche nulla. L'ombra. Diciamo che Singe in questo momento non mi sta favorendo. Decisamente no. E per il momento va bene così. Mia seconda attivazione. Pescherò una carta. Io provo ad attaccarti di nuovo. Sperando di riuscire a mettere a segno un colpo. Che riesce critica. Quindi io ho solo un dado difesa. E sono in cerca di un critico. Che non ottengo. Scudo. Sarebbe un successo, ma non lo è. Due danni. Due danni. E non ti sposto. Perfetto. Quindi con la mia terza attivazione iniziamo a far avanzare un po' di gente. Quindi Zarkus farà 1, 2, 3. Ok. E a questo punto tocca a me la mia ultima attivazione. Sì. Sposto Narvia sull'altro obiettivo. Ok. Con la mia ultima attivazione 1, 2, 3, 4. Ok. Dov'è qua? Ok, poi iniziato, quindi fase finale. Iniziato, fase finale. Supremazia. Con tre obiettivi. Tre punti se controllo tre o più obiettivi. Ho anche controllare l'obiettivo 5 e quindi guadagno un altro punto gloria. Ok. Ok, quest'altro invece rimarrà molto probabilmente per essere scartato. Posso utilizzare due punti potere per dare a Vortemis il famiglio arcano, che mi consente di cambiare uno dei risultati dei miei dadi di magia con un fulmine, e adepto innato che mi dà un innato fulmine gratuito a turno, quindi potrò lanciare incantesimi un attimino un po' più devastanti. Pesco fino ad avere di nuovo tre obiettivi e fino ad avere cinque carte potere. Tu invece, Nico? Allora, io con obiettivi non conseguo nulla. Provo a eliminarlo, elimino distruzione, quindi dovrei eliminare tutta la banda avversaria. Ah, io da bravo seguace di Zinche non dico che obiettivo ho scartato. Per quanto riguarda le migliorie, elimino incrollabile, che in pratica permetterebbe a Riftut di non essere respinto, perché ho bisogno di pescare un po' di carte. Secondo round. Ok. Allora, due e due dopo. Niente. Tutti i supporti del mondo. Io ho critico. Quindi provo ad attaccarti. Due dadi. Cerco martelli. Fa un grosso martello. Io farò di scudo. Altrimenti Magor ci saluta. Scudo. Scudo. Gioco spoglie di guerra. Ok. Che mi consente di giocare una carta miglioria gratuitamente. E assegno grande forza a Vortemis. Tengo girato quello che mi serve. Magor fa 1, 2, 3. Lui è lei o lui? Lei è una lei. Lei è una lei, ok. Lei è una lei. Lei è una lei. Ah, vuoi provare a uccidere la mia. 1, 2, 3, 4. Così sei in range 3. Da quando sono esaltato muovo di 4 e non di 3. Quindi Magor. Un successo, non riesce confendente, a credo tu pari di confendente Dodger, quindi... ma con Narvia, no, Narvia pari di scudo. Ah, Narvia pari di scudo, quindi Narvia critico. Di scudo. Quindi mi serve soltanto un critico. Vediamo se Zinch... No, scudo, gli scudi sono bravi, effettivamente, però... Sono tre danni. La povera Narvia viene... Quanti ferita aveva lei? Due, poverino. Okay. Mia seconda attivazione... Il buon Tulosh, che ha due danni d'attacco, potrebbe fare una carica nei confronti di Magor. Ok. Certamente la prudenza non è la parte migliore del coraggio. 1, 2, 3. Bene. E prova ad attaccare. Due dadi, cerca spade, con due dadi però. Spada. Una spadina. No, mi sento subisce. Molto zinch. E Magor subisce due danni e viene eliminato. Salto. Io acquisisco un punto gloria. Non faccio niente, passo potere. Ok. Io in passo potere non faccio niente, no. Quindi... Anzi no, posso vedere, faccio una cosa, provo a fare il goloso. Spendo un punto gloria e do arma nascosta a Riptut.
Quindi se faccio un critico ho due danni in più. Riptut in questo modo con un critico attaccherebbe con danno 4 e fendente, quindi potrebbe fare parecchio male. In questo caso il fendente va un po' a farsi benedire. Però con la mia seconda attivazione facciamo così. Faccio una carica con lui. Sì. Con Zarkus, che tira due dadi, martelli. Questi un che erano tuoi, quindi un martellino. Io tiro un dado, dodge. No, subisco due danni. E spendo un gloria. Sì. E do difensore fidato a Riptut. Quindi con cui posso ripetere il tiro di un dado difesa. Ok. Io uso impeto vitale. Lancio un incantesimo. Ok. Un azzardo incantesimo che ha ben due fulmini come valore di lancio. Ok. Quindi tuttavia, uno già ce l'hai. Uno ce l'ho già innato. Perché sei innato. E un altro tirerò due dadi, potendo scegliere di sostituirne uno con un altro fulmine. Quindi in realtà aggiungo i due fulmini e tolgo fino a due ferite da un segnale, da un singolo modello. Quindi Vortemis, che si aspettava, avendolo già visto questo assalto del guerriero di Khorne, diciamo che non si fa troppi problemi. Quando ho fatto danno, Zarkus si esalta. Si esalta. Perché i miei si esaltano facendo danno. Io con la mia terza attivazione evoco l'orrore blu di Tzinch in un qualsiasi esagono iniziale. Questa volta sarei evocato fino all'obiettivo numero 3. Okay. Con la mia terza attivazione farò una carica qua. Ok. Anzi, qua. Mm-hmm. Lui adesso tira tre dadi. Fortissimo. In cerca di spade. In realtà in cerca di critici. Perché faccio danno 4 se entra il critico. Vai. Due spade però. Due spade, caspita. Però adesso questa volta solo il critico mi può salvare. Il buon Turosh, che in realtà schiva, sarebbe anche ora che Tzinch si decidesse a guardarlo, invece no, viene malamente eliminato. E conseguo immediatamente nessuno scampo. Conseguo immediatamente questo obiettivo se tre o più dei tuoi guerrieri hanno effettuato un'azione carica in questa fase. Uno, due e il terzo Magor. E avendo fatto danno. Potrei usare lui, mi muovo. Mm-hmm. E lasci il segnalino di carica. Lascio lì il segnalino di carica che ci avevo già trovato. E ti attacco però con l'incantesimo. Con due dadi devo fare almeno un vortice. Doppio fulmine, non succede niente. Creo fulmine dappertutto anche sui dadi, però non creo i vortici. Però forse mi serviva che mi facessi danno quasi in questo caso. Anche mi serviva che mi facessi danno, però in questo momento non è andata così. Come ultima azione mi limiterò a fare due passi al buon gatto, che finora è rimasto totalmente in solitaria, quindi... Ok. E poing, no, movimento, non carica. Solo di movimento. Solo movimento, anche perché non ha range per poverino. Controllo solo l'obiettivo 2, che è stato conteso fino alla fine, ma Vortemis ha deciso di andarlo a prendere. E gli altri due obiettivi, lì, uno lo tengo e l'altro lo scarto. Ok. Pescandone altri due. Conseguo campione prescelto. C'è un punto gloria se uno dei miei guerrieri ha almeno tre migliorie assegnate. Il buon Riptut è carico. Spendo un punto gloria per dare Gartok, poi ancora non esaltato, cerchiamo di dargli qualche bonus. Carica brutale, cioè tira un dado attacco in più quando carica. Ok, un po' complessa questa cosa, vediamo. Un critico. Ah, sto giro l'iniziativa tua. Credo proprio che inizierò io. E faccio fare un morsichino al cane. Immaginavo. Quindi. Niente. Niente. Vabbè, il cane non fa una mazzarella di niente, purtroppo. Oh, sì, spendiamo e diamogli una ferita in più anche, giusto così per essere sicuri. Anche al cane. Va bene. Allora, il cane adesso ha 5 ferite. 5 ferite. Va bene. Io lancio avvizzimento di Abasot. Un incantesimo utilissimo che abbassa di uno il valore di ferite del... Potresti annullarmi, cioè non potresti, di sicuro. Ti annullo perché ha un dado solo, io ho un innato già di base, quindi in realtà il cane perde una ferita. Do anche volteggio bizzarro al buon Blue Horror e guadagna più uno in difesa. Ok, spendendo spara con due dadi di difesa. Spara con due dadi di difesa. Nella mia prima attivazione provo a dare un colpo di martello al cagnolino di Khorne. Va bene, che fa danno 3, giusto? Giusto, fa danno 3. Se non avessi lanciato quel tuo potenziamento avrei potuto tranquillamente ucciderlo.
due dadi, cercando martello, martello. Io tiro due dadi difesa, perché da esaltato ne tira due, in cerca di dodge, potendone ripetere uno grazie al difensore fidato. Ok. Quindi un successo, ma tu critico, e non mi puoi nemmeno respingere. Non era l'intenzione di respingerti. Ok. Dai, cagnolino. Ah, il cagnolino ci riprova. Niente, tutti i supporti del mondo. Orco Giuda. A questo punto io provo a sparare il suo incantesimo su di lui. Ok. Tieni conto che così ho il supporto in difesa. Perché ha un modello attaccato. Allora. Esatto. Ah, proviamo. Che però è bravissimo a fare fulmini, ma controlliamo che ci sono i dadi giusti. Siamo a posto. Niente. Dai, rip tutto. Stiamo aspettando che il cagnolino provi a... Ah, abbiamo un critico. E una spadina. Un quindi... critico e una spadina. Quanto, con quanti dadi di difesa fai? Io parco con un dado solo. Aia. E non lo puoi fare. Malissimo. E ti faccio... 4 danni. Te ne faccio 6. 6. 3 più 2 perché ho fatto critico, più 1 perché almeno 4 ferite. Urca, vabbè. 4 bastavano, lo dico anche a favore di telecamera, 4 purtroppo bastavano. Gloria per me e gloria per attacco in avanzata. Cioè, conseguo immediatamente l'obiettivo, quindi punto gloria aggiuntivo per me, se elimino un guerriero che è un nemico che è nel territorio dell'avversario. Ho una reazione, ovvero le spoglie al vincitore. Le spoglie al vincitore, che è una carta specifica di Khorne, quando elimino un guerriero che ha almeno 4 come come caratteristica ferite, posso pescare 3 carte. Diamo anche acrobatico a Riptooth, quindi tira 3 dadi difesa. Io attaccherò con il mio Blue Horror. Sì. Che attacco ranged, giusto? Che attacco ranged, a 3 però fa un danno soltanto. Mm-hmm. Vabbè, provo ad attaccarti. Vai. Attacco lui. Quello dietro? Sì. Ok. È irrilevante. 3 dadi, cerco stacco. Sì. Cerco una spada. Che non paro. Che non pari, subisci un danno. Ouch. E vieni... Ti dico, ti respingo anche. Va bene. Sforzo deciso. Tiro un dado attacco in più per la prossima azione attacco. Mm-hmm. Uno, due, tre. Facciamo fare una carica a Gartok, vediamo se riesce a fare qualcosina. Tira 3 dadi, normalmente 2 diventano 4 grazie a sforzo deciso. Incasiamo. Niente, tutti i supporti del mondo. Io faccio la mia ultima attivazione. Sì. Mi metto qui, caccio un'azione carica. Ok. Quindi arretro e sparo un altro set di fiamme turbinanti di Finch. Che fa critica e spada. Fa critico e spada, quindi un altro danno su chi, scusami? Sempre su di lui. Ok, quindi Gartok, aia, si becca un altro danno. Ho una reazione. Sì. Dopo un'azione attacco, uno stratagemma che infligge danni a un guerriero amico, posso spingerlo e fargli fare un'azione attacco. Va bene. Quindi, Gartok tira 2 dadi adesso. Uh-huh. Ho dimenticato il dado extra prima, errore mio. Perché era la miglioria che faceva tirare un dado in più. Niente. Ok, io in passo potere, spendo... uno dei miei sudatissimi punti gloria per dare all'orrore blu la catena d'argento. Ottengo un punto gloria se questo guerriero controlla un obiettivo nella terza fase finale. Ok, proprio all'ultimo. Quindi all'ultimo. Però conseguo conquista, quindi 2 punti gloria nella terza fase finale se tutta la mia banda è diventata un avversario. Ok. Io invece guadagno il punto gloria dato dalla catena di argento del mio orrore blu e guadagno un ulteriore punto gloria. Quindi 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 7 punti. Per 3 punti di scatto, Khorne ce l'ha fatta anche questa volta. E se il video vi è piaciuto, se avete curiosità, se volete sapere come mai ho fatto perdere, dovete chiedere a Zinch, perché lui l'aveva già visto, ma io no. E... se volete vedere anche magari degli altri stili di gioco per altre bande, quindi magari se volete vedere una banda di Khorne che è più difensiva o una banda di Zinch totalmente aggressiva. Una banda di Khorne più difensiva non esiste. Magari c'è gente che la gioca. Khorne non importa dove scorre il sangue. Non so benissimo. Infatti... Però Khorne è contento. Sì, voglio dire, non è uno che si lamenta. Esatto. Bene, ragazzi, alla prossima puntata e mi raccomando, attenzione ai vetri. Ciao! Ciao!